Ha coinvolto 300 sportivi provenienti anche da fuori regione l'evento benefico organizzato dal club Juventus Anima Bianconera di Ortona il 29 marzo 2023. Cena a sostegno dell'Associazione Genitori Bambini Emopatici. Adulti, bambini e autorità della pubblica amministrazione hanno partecipato con molto entusiasmo alla cena raccolta fondi avvenuta all'Hotel Mara. L'ospite d'onore, Antonio Cabrini, campione del mondo Spagna 80 con la nazionale italiana, ha dialogato, ha concesso selfie e autografi a tutti i presenti. Davvero una splendida serata. Benvenuti nel canale di informazione Punto Ortona. Accanto a noi abbiamo Antonio Cabrini che questa sera parteciperà a un ente benefico organizzato dall'Associazione Genitori Bambini Emopatici. È sempre un piacere avere vicino un ex campione del mondo che rimane comunque campionissimo a vita. Beh, è un piacere innanzitutto poter partecipare stasera a questa festa in onore, insomma, di bambini, che, di famiglie che in questo momento hanno problemi probabilmente più grandi, hanno problemi che comunque li costringono a rimanere spesso e volentieri lontano da questi bambini che hanno molto bisogno di avere una mano importante per crescere e per cercare di venire fuori da questi momenti difficili. Quando un bambino è malato, il cuore si apre. Beh, in generale, tutti i bambini, ad ogni bambino bisogna aprire il cuore, ecco, però è chiaro che in questa occasione, visto che stiamo parlando di bambini che hanno grossi problemi, fisici, è giusto che si possa fare il possibile pur di aiutarli. È stato campione del mondo in Spagna 82, ma proprio in Argentina 78 ha fatto cose eccezionali, ha fatto impazzire i giovani italiani in modo particolare. Ma non è che ho fatto qualcosa di particolare, ho cercato di dare il mio apporto e come hanno dato altri miei compagni di squadra. E in quell'occasione è stato un grandissimo mondiale, quello del 78 in Argentina. Giacinto Facchetti, Antonio Cabrini, adesso abbiamo un terzino fluidificante che gioca in nazionale. Come lo giudica lei? Beh, un ruolo che si era perso da parecchi anni, il ruolo del giocatore dell'offensivo esterno, e quindi adesso un po' si è riproposto. Però una volta c'era una scuola che insegnava a fare questo ruolo, adesso un po' si adeguano certi giocatori che possono fare sia la fascia in fase difensiva che in fase offensiva. Ha qualcosa di suo, di Lorenzo? Certe giocate in affondo. Ma io direi che no, non deve prendere assolutamente niente da me, deve essere lui stesso e basta. So, poi è chiaro che a certi livelli bisogna cercare di dare sempre il massimo e quindi no, e non è mai paragonarsi a questo o quell'altro, cioè devi essere te stesso e giocare nel miglior modo possibile. Ai suoi tempi c'erano i contropiedi, oggi ci sono le ripartenze, ma la sostanza, grosso modo, è sempre quello, giusto? Beh, insomma, è cambiato molto il gioco del calcio, quindi ripartenze, diciamo, non ce ne sono molte ripartenze, ecco, sono. Il calcio è cambiato in maniera radicale rispetto a quello che giocavo io 20 anni fa, 30 anni fa, quindi devo dire che se devo fare una scelta precisa preferisco il calcio di allora, però adesso i cambiamenti attuali hanno portato un calcio che magari è meno divertente, però fisicamente molto più importante. Lei ha vinto tutto con la Juventus, però è diventato popolarissimo con la nazionale italiana. Ho avuto la fortuna di giocare in una grande squadra come Juventus e azzeccare il periodo giusto quando sono andato in nazionale, che ho trovato dei compagni che mi hanno dato la possibilità di arrivare a certi risultati. Ha allenato anche il calcio femminile, la Serie A, la nazionale femminile. Come si è trovata con le donne? Bene, è stata una buona esperienza, una bella esperienza che è durata 5 anni, raggiungendo anche buoni traguardi.
I giornali, il Corriere dello Sport Stadio ha titolato la vittoria in Spagna 82 eroici. Anche il Presidente della Repubblica in un certo qual modo ha tifato per voi fino alla fine. Beh, è stato un mondiale vinto da più che da una grande squadra, da un grande gruppo, che è quello che poi ci voleva per arrivare in fondo, per arrivare a una finale e vincerla. Per concludere, lei è stato molto cortese con noi. Cosa deve fare un ragazzino oggi che si innamora del gioco del calcio? Divertirsi e basta. Grazie ad Antonio Cabrini e buona serata e soprattutto benvenuto ad Ortona. Grazie, grazie mille. Diego Solimes, presidente dell'associazione Juventus e Club Anima Bianconera di Ortona. Una bella iniziativa che ha riscosso anche un grandissimo successo, moltissime le prenotazioni. Sì, moltissime, aspettavamo molto meno persone, invece abbiamo visto che sono intervenuti in molti. E questo ci fa solo piacere. L'avere invitato un campione del mondo naturalmente ha creato molto entusiasmo. Sì, sì, molto, e ci fa piacere anche di questo, che l'entusiasmo ci porta a programmare per un altro anno qualcosa di più bello. Marcello Mascitti, dirigente sempre di Anima Bianconera, lei è stato l'ispiratore, la persona che in qualche modo ha voluto di più questa festa, questa bellissima iniziativa. Innanzitutto buonasera a tutti. Sì, l'ispirazione, però anche grazie all'aiuto di tutti, di tutto il gruppo Anima Bianconera, siamo riusciti ad organizzare questa festa e niente, siamo contenti, felici, aspettiamo per il 2024 le nuove novità e tutto. Se l'aspettava questo successo? Allora, da un lato, mentre parlavamo, mentre organizzavamo, scherzavamo pure, nel senso che sì, mo Cabrini viene qui a Ortona con noi, alla fine ci siamo riusciti, dopo strada facendo, anche con l'aiuto dell'addetto stampa, vedevamo che avevamo sempre più risalto e quindi alla fine abbiamo dovuto chiudere le prenotazioni, fare sold out già da 10 giorni perché la gente chiamava di continuo. Organizzare una festa, diciamo, juventina, nonostante tutti questi guai che c'è la Juve, insomma, una bella sfida. Una sfida, sì, una bella sfida, ma vediamo dalle persone che sono intervenute che non fa paura niente a nessuno. I tifosi naturalmente non c'entrano nulla con i guai della società. No, non c'entrano nulla e purtroppo noi possiamo solo fare questo, non possiamo intervenire in altri campi. In controtendenza la Juventus sta facendo anche molti punti. Ma allora, la squadra c'è. Scendere in campo sì, con tutto questo che sta succedendo insieme alla società, ci vuole abbastanza fegato, Marcello. Sì. Sì, allora, innanzitutto la squadra c'è, l'ho sempre detto, è stata penalizzata dagli infortuni, dai ragazzi giovani, però quando inizia ad essere al completo comincia a essere competitiva. Mister Allegri, secondo me, è un capisce di pallone, però giustamente se non hai la materia prima, diciamo, il mister può fare poco in campo, perché in campo ci scendono i giocatori. Anche grazie a lui la scoperta del giovane Fagioli, per me sarà uno dei più forti italiani del futuro. Presidente Solimes, quanti iscritti ha Anima Bianconera? Al momento siamo sui 170 iscritti, però speriamo di un altro anno di aumentare gli iscritti anche con queste occasioni. Che attività fate? Facciamo attività di partite, andiamo a vedere le partite, organizziamo pullman, biglietto e tutte queste cose qua. Praticamente deve solo salire sul pullman il tesserato e partire. Paolo Cieri, assessore allo sport al comune di Ortona. Una bella serata di beneficenza a favore dei bambini che soffrono. Sì, sicuramente bisogna ringraziare innanzitutto il nuovo club bianconero di Ortona, Anima Bianconera, il presidente Diego Solimes, il vicepresidente Marcello Mascitti, che hanno veramente organizzato questa cena di beneficenza, un'iniziativa davvero lodevole. E poi abbiamo ovviamente come ospite d'onore il campione del mondo Antonio Cabrini, che questa sera ci
accompagnerà per tutta la serata, quindi per noi è un'occasione anche per fare due chiacchiere con Antonio. E sicuramente, come dicevamo, un'iniziativa, una bella iniziativa, se ne dovrebbero fare anche di più di queste cene di beneficenza a favore di un'associazione che ovviamente tratta, cioè, si occupa soprattutto di curare i bambini, e quindi a maggior ragione davvero importante essere vicini a loro, quindi sono veramente felice di stare. Antonio Ciminiera, tifosissimo della Juventus, naturalmente è presente questa sera, non poteva essere diversamente. Grazie all'amico Tommaso per avermi fatto l'intervista. Sicuramente non potevo mancare, innanzitutto per lo scopo benefico della serata per i bambini emopatici, e poi è sempre un piacere rivedere questi vecchi giocatori che, come ben tu sai Tommaso, per noi hanno fatto la storia della nostra amata Juventus. Un personaggio, un campione come Cabrini, diciamo universale, stimato, rispettato anche dalle altre tifoserie, campione del mondo. E poi sono questi giocatori cui personalmente sono più legato alla Juventus degli anni 80, perché erano anni della mia infanzia, dell'adolescenza, che ci ha fatto vincere, alcune volte ci ha dato dei dolori che noi sappiamo, le finali, vabbè. Però è una bella iniziativa, lodevole, un bell'ambiente, e speriamo che si può raccogliere il più possibile per aiutare questo reparto dell'ospedale di Pescara, e che ci fa tanto piacere aiutare persone, bambini in difficoltà. Qual è stato il giocatore più forte della Juventus? Da che mi ricordi io, l'emozione, quello che penso io, per me rimane Michel Platini, il mio idolo in assoluto. Poi ognuno ha i suoi campioni, l'importante è che poi in campo abbiano dato l'anima per la maglia, che per noi tifosi è molto importante. Mila Cantagallo, conduttrice di questa magnifica serata, lei conosce molto bene la problematica dei bambini, soffrono. Purtroppo c'è tanto disagio a livello minorile, disagi di tanti tipi, ragazzi che sono stati comunque abbandonati dai genitori, bambini malati, e in questo caso, nel caso dell'AGBE, c'è un'assistenza extra ospedaliera ai genitori e ai parenti che seguono i bambini e che fanno cure nei reparti di ematologia o comunque reparti simili, e un'associazione, una delle poche che pensa all'assistenza e quindi a occuparsi anche delle spese che sono ingenti di parenti che assistono i figli, parenti o comunque genitori che assistono questi bambini, lunghe giornate in ospedale, e la sera dove si va a dormire l'albergo costa tanto, e loro aiutano queste persone che già vivono momenti difficilissimi nel dover sostenere, supportare queste patologie dei figli, e almeno cercano di allevare un po' quelle che sono le spese. Vincenzo Alfino, dirigente del club di Fossa Cesia della Juventus, come va l'attività? Va bene, diciamo, dopo il periodo Covid siamo ripartiti alla grande, diciamo, iscrizioni vanno a periodi, sono dei picchi alti e poi picchi bassi, poi purtroppo con... Tutto dipende dall'andamento della squadra. Anche dall'andamento della squadra, anche dal, diciamo, dalla parte economica, che purtroppo non tutti hanno la possibilità di iscriversi al club, affrontare il viaggio, il costo del biglietto, è un po', però tutto sommato quest'anno siamo ripartiti alla grande. Fossa Cesia ha avuto sempre un club molto attivo, organizzate anche degli eventi. Sì, noi è un club, abbiamo festeggiato 32 anni di anzianità e tira avanti alla grande, organizziamo vari eventi, diciamo, nel nostro club con le varie cene per sostenere e mantenere, diciamo, il club, perché se non organizziamo queste cene purtroppo non riusciamo mai a sostenere queste spese, diciamo, dai. Leo Castiglione, sindaco di Ortona, questa è una bella serata, anche se lei naturalmente tifa per il Milan. Hai scoperto, mi fai prendere le botte qui dentro. No, questa sera si scherza. Questa sera c'è un unico colore, che è il colore della solidarietà,
ed è questo è molto bello. È bello perché l'AGB è un'associazione importante nata da genitori di bambini emopatici che da tanti anni portano avanti una missione e che va sostenuta con serate come questa. Poi logicamente il nome dell'ospite di questa sera rende la serata ancora più bella perché ci riporta indietro negli anni e questo è bello anche perché sono tanti anni in cui il calcio purtroppo dobbiamo dire ha perso un pochettino quello che era negli anni 80 e questo è un rammarico, però questa sera mettiamo insieme i ricordi e soprattutto la solidarietà per sostenere questa associazione. Nicola Campitelli, assessore regionale all'ambiente. Com'è la situazione dei mari? Ma va bene, diciamo che noi come Abruzzo siamo messi abbastanza bene. È chiaro che c'è sempre da fare, sappiamo che c'è un grande lavoro da fare. Non ci limitiamo a ottenere, a accontentarci dei risultati ottenuti, quindi per questo noi stiamo investendo, siamo stati anche coordinatori dei comuni e delle società per attingere a fondi importanti per il PNRR, proprio per il sistema idrico, per quanto riguarda sia la parte potabile ma anche per quanto riguarda la depurazione. Quindi nella nostra regione sono arrivati diversi centinaia di milioni a favore, diciamo, proprio del sistema depurativo. E noi crediamo nella transizione ecologica, crediamo come un sistema, un percorso che dobbiamo raggiungere, che non deve e non può rappresentare uno stillicidio, un problema per i cittadini opportunità. Questa sera c'è una serata benefica a favore dei bambini dell'associazione dei genitori dei bambini emopatici. Quanto è importante l'associazionismo in Abruzzo? È molto importante, questa sera è una serata nobile, per questo la Regione Abruzzo è presente. Noi crediamo nelle associazioni perché poi sappiamo che i risultati puntuali i problemi possono essere risolti soltanto se e solo se in effetti riusciamo a valorizzare e a cooperare con l'associazionismo come questa sera. Quindi un plauso va agli organizzatori che hanno organizzato questa bellissima serata che poi in effetti ha raccolto tantissime persone. E adesso possiamo cominciare a fare una chiacchierata con Antonio Cabrini. Innanzitutto una domanda di sistema vittorio, oggi abbiamo detto hai visitato l'ospedale, l'azienda vinicola Citra, che impressione hai avuto del territorio, della gente? Beh, io direi che faccio parte già del territorio, perché comunque ho scusato un abruzzese, quindi... E qui ci vuole un applauso! Sì, Avezzano. Avezzano. E quindi il territorio lo conosco non benissimo, però abbastanza bene. E molti spesso quando incontro persone che vengono in Abruzzo, passano per l'Abruzzo, dicono allora ma che bella che è questa regione, che forse è poco pubblicizzata l'Abruzzo rispetto ad altre regioni più blasonate, però veramente l'Abruzzo racchiude quell'ospitalità e soprattutto ha la possibilità di passare dalla montagna al mare in mezz'ora, 20 minuti. Questo è una delle caratteristiche migliori di questa regione e soprattutto una regione ancora molto, molto bella, molto alla mano, con dei posti meravigliosi che ho visitato in tutti questi anni. E beh, questa è una cartolina dell'Abruzzo, grazie Antonio Cabrini. Curva in festa come un abbraccio noi.